ma per me l'ho detto che insomma di video che sono migliori di occhi. A livello di calcolo cerebrale, sì. Non mi sono imparato. Buonasera, buonasera. Ok. Pop. Esiste pure il multigiocatore in questo gioco. Sono praticamente i minigiochi degli arcade. I vari picchiaduro, eccetera. Si può giocare cooperativamente sui vari picchiaduro, giochi a freccette, eccetera. È la cooperativa degli arcade, praticamente. Arcade! Sono praticamente le sale giochi cooperative, se possono fare. Ci si può sfidare su quella roba lì. È figo per quello, perché viene riprodotto automaticamente Virtua Fighter all'interno di un gioco emulando il gioco originale. È molto bello per quello, perché praticamente all'interno della saga di Yakuza, essendoci gli arcade appunto giapponesi, hanno integrato dentro al software di gioco gli emulatori di giochi corrispondenti. Quindi ci sono i vari giochi d'auto, ci sono appunto gli UFO Catcher, ci sono i picchiaduro, tutto integrato dentro al software di gioco, e si possono appunto giocare sfidando un amico. No, se fosse stata la cooperativa vera sarebbe un po' improbabile, perché essendo un JRPG è un po' un casino. Bene, eravamo arrivati qua proprio dall'altra volta, appunto nella quest principale del gioco. Eravamo arrivati qua dopo aver sconfitto i Barracuda all'interno appunto del magazzino sotto del distretto 5, e ora dobbiamo proseguire. Tempo fa provai a collegare il secondo controllo e vedere se funziona la coppia sul tempo per serie. Mi sbagliai su una cosa che dissi. In parte era sbagliato, ok. Vabbè, ci sta, anche perché sono giochi di quel tipo, i Tales of, ne ho parlato anche oggi pomeriggio in live. Sì, queste modalità multigiocatori sono abbastanza labili. Si può interagire con pochi comandi, diciamo. Ok, allora, mi sono refullato completamente. Devo parlare con Kitose per andare avanti. Se io provo ad andare di qua... Ah, è la parte... Ok, quindi Kitose adesso ci deve raccontare cosa è successo. Bene. Proviamo a parlare prima con Tomizawa e Kazuma. Che ragazzo rompiscatole. Ah, non dicono nulla. Kazuma? Siete stanchi, no? Perché non vi riposate? Possiamo parlare più tardi. Ok. Va bene, vediamo un attimino se sul gruppo Telegram è stato spammato il bot, perché così non voglio che la gente si perda roba. Ok, direi che volendo possiamo iniziare, quindi andiamo a parlare con Kitose per mandare avanti effettivamente la trama di gioco.
aspettiamo qualche minutino così evitiamo di far perdere roba alla gente, perché giustamente il gioco parte subito così, come giusto che sia. Aspettiamo qualche minutino. Oh, abbiamo la fotocamera. Vediamo se riusciamo a fare un selfie con tutti insieme. Vediamo se riusciamo a farla. Così sono. Aspetta, sono dall'altro lato. Ok, allora mi metto così. Provo a fare un selfie con tutti da qua. Ok. Perfetto. Ce l'abbiamo, abbiamo fatto il selfie anche con Kitose così. In senso rimane la base che uno si muove, può fare tutti gli altri combattono, ma allo stesso tempo può anche non essere vero. Eh beh, certo. Anche perché sarebbe un po' da cittoni che nel frattempo gli altri personaggi vengono gestiti in automatico da un altro giocatore. Perché diventano un po' troppo facili i combattimenti. Perché non devi. Cioè, devi pensare a meno robe su schermo, diciamo. Bene, direi allora di parlare con Kitose e vedere di andare avanti. Vediamo cosa ci racconta. Finito il riposino. Alf? Sentiamo. Soda. Soda vuol dire sì. D'accordo. Bene, ora parte proprio la cinematica importante. Ecco, qui si scopre cosa è successo alla madre di Ichiban. Lei era stata veramente presa per lavorare da lei. Quindi. E Kazuma era alle Hawaii per indagare su sta roba. Capito, Panic. Secondo me un po' da cittoni lo è. Però ci sta. È un escamotage. Lei l'ha persa completamente di vista, quindi non sa dove veramente sia finito. Il combattimento automatico sarebbe una genialata. Guarda che in realtà, ridendo e scherzando, questi escamotaggi lui usava al tempo dei platini, perché appunto alcuni giochi ne approfittavi di far così: attaccavi il secondo controller, mettevi le robe automatiche e andavi avanti. È un escamotaggio di alcuni platini in realtà. E allora perché poi si è presa con Ichiban? Non è una cattiva persona. Secondo me Akane è stata rapita. C'entra la mafia delle Hawaii. No, lo conosco. Gli ho parlato anche oggi in live. Sì, Tales of, li conosco. Sono fighi, ma sono un porcaio a livello di combat system. È un po' come il gioco di Sword Art Online. È un porcaio, lo conosco. Ok. Comunque c'ha un segreto dietro. Allora lei non c'entra con la sparizione di Akane. Sicuramente è stata rapita da The Barracuda, da qualcuno dietro. Ho molta paura, infatti. Perché la cosa si infittisce, quello è il bello di questo gioco a livello di storia, perché in realtà c'è un intrigo molto più nascosto di quello che sembra. Perché siamo partiti per conoscere la madre e poi abbiamo scoperto tutto dietro una
un'alta criminalità. Prima abbiamo conosciuto la banda di cui faceva parte Tomizawa, e l'altra poi abbiamo scoperto i Barracuda. Arrivo subito. Pronto? No, grazie. Eccomi qua, chiedo scusa. Ok. Vediamo questo grande segreto incredibile. Il capo era Arakawa, ovviamente. Ora, per quello che ti racconterà, Ichiban sarà propenso ad aiutarla. Almeno come capitava in Like a Dragon. L'erede di una grande famiglia ricca. Bene. Una privilegiata. Adesso boss infila anche questa lore, la lore di questi Fujinomiya. Però non sono degli Yakuza questa famiglia, non c'entra. È semplicemente una ricca famiglia, industriali probabilmente. Hanno le aziende. Però è importante questa famiglia a quanto pare. ダイゴ地区が逃げ込むことを決めたの。入るにはパスポートがいるっていうのも噂で聞いたことがあったから。俺の身ぐるみを剥いだのはパスポートを取りたかったって理由もあったのかね。そういうこと。 ciao Mark. Ok, credo di aver capito perché Kitoseka mi ha incastrato. Stai guardando Naruto. Bene, bene, fatto bene. Allora, dobbiamo solo capire cosa vogliono da lei Barracuda. Allora, la trama si è infittita. Ora, da questo dialogo si può prendere un'altra pausa per salvare, per creare due step di dialogo. Il primo è che Kitose è fondamentalmente una brava ragazza, non è una criminale né affiliata alla Yakuza, e ha dovuto farlo per necessità. Solo che appunto ulteriormente la storia di Akane, quindi della famiglia, cioè della madre di Ichiban, si infittisce. Vediamo cos'altro ha da dirci. Vediamo un attimo, perché la cosa sta diventando problematica con questa famiglia Funomiya a cui è legata Kitose. Hai fatto bene, sì. Anche a me ha fatto storcere il naso quella roba lì. Continuo a non capire perché Doom Eternal abbia quel problema, L'ho scoperto a caso, Però, almeno, così qualcuno lo sa.
So. De, otte mi tora nanka kiniirare chatte. Hai mangiato? Manzara demo ne tsura shiagatte. Eh? Sì. Sore de watashi boss no aji to ni kakowareru koto ni natta no. Kakowareru tte. Ma sono ato nani ga okoru ka wa souzou tsuku desho? Watashi mo ie ni. Ah, vista da questo lato dei capelli fighi. So omotte kakugo kimete tan da kedo. Dura tutto Naruto praticamente. Allungano molto gli episodi nell'anime. Lo so. E quello è il problema degli anime old school, quelli dagli anni 80 agli anni 2000. Questa cosa qui per fortuna l'hanno completamente eliminata. Infatti l'anime di Chainsaw Man funziona bene, Jujutsu Kaisen funziona bene, Demon Slayer funziona bene, perché hanno troncato i pezzi delle scene. Perché prendere dei capitoli e creare un minutaggio da 20 minuti era di una mossa disperata allucinante. Le inquadrature, i dialoghi super lenti. Cioè è molto più noioso l'anime che il manga comunque. A stagioni messo su Prime Video, ma non esistono le stagioni negli anime. Solo gli anime degli ultimi 10 anni hanno le stagioni. Quelli prima non avevano stagioni. Dead by Daylight, perché l'anno prossimo uscirà il DLC di FNAF. Ridicola. Anche perché già apprezzare FNAF e poi Dead by Daylight fa ridere. Quelle attuali che sono a stagioni, ne? Che senso? Non ho capito. Ok, il discorso allora ha senso. Sì, scusa, ho capito. In generale gli anime oggi sono a stagioni a senso. Non è tanto quello il problema, Mark, è del modo in cui adattano le robe che è diverso. Non è il fatto come li producono a stagioni, il fatto che devono prendere il capitolo e adattarlo in 20 minuti, è questa la differenza. Non che vada a stagioni, perché ad esempio One Punch Man, che senso ha la stagione 1 che dura quel tot episodi e quindi dura quel tot del manga? E cambia come adattano i capitoli, cambia come adattano le parti dell'opera. All'epoca adattavano tutti in maniera maniacale, quindi una ripresa dell'autore di una vignetta durava 5 secondi, 10-15 secondi di una scena, perché doveva prendere minutaggio. Oggi questa cosa qui non c'è. Dura 20 episodi, è capitolo. Perché hanno cambiato l'approccio di trasposizione. Perché all'epoca lavoravano sulle trasposizioni dello storyboard e del manga, quando ancora il capitolo magari non era nemmeno uscito. Lo davano già agli animatori. Oggi invece è diverso. Immagino, Panic, immagino. Attenzione, lei potrebbe essere un membro del party? Attenzione, nuova classe sbloccata. Possible? Membro del party? Possible? Esatto, Mark, esatto. Oggi questo problema non c'è. È per quello che vengono fatte le stagioni a blocchi. Quindi, stagione ordinata a 22 episodi di My Hero Academia. 22 episodi sono quel tot capitoli. Fine. Viene fatto in conseguenza di quella roba lì. All'epoca no. Basta vedere Naruto e One Piece. Filler, Bleach, stessa roba. Sì, è finito da poco perché, come vi avevo già detto, Naruto Shippuden fu ripreso come One Piece. One Piece stanno finendo Dressrosa in italiano. Ve l'avevo detto già un po' di tempo fa sta roba qui, quando annunciarono il ritorno di Naruto. Sì, poi doppieranno Boruto, sì. Purtroppo. Lei, membro del party, ce la vedrei bene comunque. Vediamo se ce lo dice. No, per ora lei ci precede. Dobbiamo trovare il capo di distretto 5 e cambia anche la colonna sonora. Salviamo la partita che non si sa mai. Per sempre, per sicurezza. Non è ancora finito in Italia. Infatti dico, deve ancora finire. Deve ancora finire perché stanno facendo tranche di episodi volta per volta e ancora non è finito Dressrosa. Anche perché Dressrosa in realtà dura tanto. È una delle saghe più lunghe a livello manga di One Piece per ora, insieme a Wano. È una delle più lunghe. A lei ci sta precedendo di tanto. Combatterà insieme a noi? Non lo so. Vediamo. Non lo so, sono rimasto di più un po' a casa ancora con la guerra. Vabbè, lascialo perdere. Per me, o... No, perché io ho fatto i fagioli, quindi...
faccia. Ma quelli rossi? Sì. Ok. Nuovi combattimenti ci attenderanno, ipotizzo. Lei lotterà al nostro fianco? Che giri l'uomo. Dai, facci vedere. Adesso combatte come Tifa di Final Fantasy. Prende e ammazza di botte tutti. Dai, i momenti di noia, infatti, sono ancora all'inizio. Quando attacco. Ah, vabbè. Sì, ci sta, ci sta. Però per quello io vi dico, vedi. E anche quello il discorso, anche Mark adesso se ne sta rendendo conto sul discorso di Naruto. Vedi perché io ti dico, soprattutto quelli degli anni 80, 90, 2000, di leggere il cazzo di manga. Perché vi annoiate a guardare l'anime, ragazzi, sono pesanti. Se non siete dei ragazzi di 15 anni che lo vedono per la prima volta e sanno di quelle robe lì, è noioso da guardare l'anime, perché un'inquadratura ti dura 20 secondi, un'inquadratura con voci pensiero che non esistono. Cioè, vi annoiate, è peggio, vi rovinate l'esperienza. Vediamo che stile di combattimento usa. Una picchiatrice come Kazuma? Sono curioso perché per ora abbiamo tutte delle classi nuove, perché Tomizawa è tassista, Kazuma è picchiatore, dragone di Dojima, Ichiban ha sempre la classe dell'eroe, ma sono curioso di vedere lei che classe ha, perché è un JRPG. Capito Mark, è palloso per quello. No, ma io sto dicendo in generale, Panic, questo è il discorso che faccio sempre quando vado in live di manga e anime, quando mi chiedono cosa ne pensi di Attacco dei Giganti. Io parlo del manga, non dell'anime. Poi Attacco dei Giganti in questo caso è un capolavoro come anime. Però quando parlo di One Piece, Naruto, queste robe qui, io dico sempre leggete il manga, perché quell'anime vi annoiate. È proprio palloso da guardare. Io infatti oggi non riesco più a guardarli questi qua. Beh, che One Piece l'ho già visto 5-6 volte, anche Naruto, però Mi stufo. Infatti Dressrosa l'accetto molto di più a livello di anime, perché anche One Piece col time skip è diventato molto più fresco, più bello da vedere l'anime, onestamente, sia per le animazioni ma perché è più fluido, quindi mi piace. Ma tutte le prime cose, le prime saghe sono pallosissime. Combattente di Barracuda. Mi sa che è una combattente lei. Eccola qui. Lei cos'è che ha di stile? Cos'è? Sanji? E sono le mosse francesi di Sanji? Ganza? No, cos'è che fa? Taekwondo? No, mia sorella. La più forte. Oh, mamma mia. No, questa sembra Kung Fu, sembra. È un'arte marziale classica, lei. Top. È una fighter, quindi. È una fighter. Eccolo lì, mio padre. Eccolo lì, il più forte. Mamma mia. L'ha one-shottato, via. L'ha one-shottata. Ciao Jack. Cosa? Buonasera. Se volevo leggere non capisco le scene. Come non capisci le scene, Mark? Problemi agli occhi? Possible. Come non capisci le scene? Sono chiarissime. A livello di scene di combattimento Kishimoto ci sa fare, eh. Soprattutto nella prima saga. In che senso, Panic? In che senso il manga di One Piece è quel che è? In che senso? Perché mi sta venendo tipo un po' un infarto e vedo che anche Diego è d'accordo. In che senso è quello che è? Ti piacciono i manga shonen? Non conto, va. Poi dipende a che One Piece ti riferisci. Se ti riferisci al One Piece anime dell'inizio, vabbè, nemmeno ai fan piace One Piece all'inizio, quindi. Perché One Piece a livello di manga, delle prime saghe, è praticamente intoccabile. Ah, madonna, questo si sta proteggendo però. Io però vorrei capire la classe di lei, quindi dopo aprirò il menu e voglio capire. Voglio capire la classe di Kitose, perché è una combattente. Perché le mosse ce l'ha con il, tipo il nome francese, posa della palma. Sembrano delle mosse di Kung Fu. Questo è impalamento, tipo. Madonna. Cazzata. Aspetta che c'è il muletto davanti, scusami. Grazie. Top. Vabbè, è forte Kitose, però. È una combattente. Molto aggressiva.
Se vuole quel combattimento sarà un problema mio. Sì, a volte ci si può confondere sui combattimenti, ma spesso e volentieri dipende dal lettore che più dalle scene. Perché almeno riguardante Naruto, soprattutto Naruto prima fase, è molto pulito il disegno. Cioè, il combattimento Rock Lee e Gaara o Neji contro Naruto dopo è molto pulito, onestamente. Quindi si capisce, magari è una roba tua nel modo in cui è schematizzato il manga, fa un po' fatica, ma ci può stare, ci mancherebbe. Però è molto pulito il disegno Naruto, come One Piece. One Piece all'inizio è molto aperto, molto arioso alla tavola, ora è diventato incasinato con Wano eccetera, diventa sempre più affollata la vignetta, ma delle prime saghe è tutto comprensibile. Hanno attivato dei laser, bene. Tanto il sistema di cura e sicurezza, quei laser non promettono niente di buono, devo andare a tempo, bello. Siamo un gioco della PS2. Dovranno avanzare. Cercate solo di non toccarli. Perfetto. Memorizzate il loro movimento. Bello. Splinter Cell è diventato. Naruto lo continuo. Sì, 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 ma ci mancherebbe. Ora ti accompagna. Perfetto. Così posso vedere il personaggio e le statistiche. E invece di guardare la storia, io preferisco il segno di Oda in confronto a quello di Kubo. Perché la gente oggi ha scoperto Bleach. Ma come già detto, in Italia non leggiamo Bleach. L'hanno scoperto solo ora con Prime Video. Hai tirato a distanza un altro po' che ci passa un'auto. Sì, sì, sì. Lei è un'ereditiera come classe. Abbiamo sbloccato un nuovo personaggio. Lei è un'ereditiera di rango 9. Vediamo subito. Eccola qua. C'ha il collarino sportivo come arma. Il cappello di paglia. Conferma del prossimo re dei pirati. Però vorrei capire meglio la sua classe. Andiamo ad analizzare un attimo. Atomizzano. Ah, non posso vederla lei perché per ora è un personaggio nascosto. Per ora non posso vederlo. Statisticamente è abbastanza buona. 241 di vita, 79 d'attacco, più di difesa, ottima volontà e tanta agilità. È il personaggio più veloce del gruppo, quindi attaccherà sempre per primo. Però non posso vedere il personaggio a livello di lore. Non posso vedere la classe e le abilità. Vabbè, fa niente. Una roba in più solo per me. Come Final Fantasy XII? Può essere. Possible. Come ti metto a turni contro il laser possibile. Ma tu lascia stare che Like a Dragon succedono delle robe folli. Combatto anche gli aspirapolveri. Vabbè, questa è un'altra roba, una questa secondaria. Non la posso spoilerà. Ok, mi sono incastrato qui, ma appunto premiati dall'oggetto, come sempre. Attenzione. È stato Splinter Cell. Aspetta, con calma, eh. Bella la musica qua, mi garba. Ah, piano piano. Ok. È perché la corsa parte un pochino dopo, tipo Dark Souls 2. Ah, lì c'era un laser, ma non mi ero mosso. Vabbè. Op. Di là ci sarà un altro oggetto, quindi lo voglio. Ok. Resident Evil 4. Sì, che... Devi sparare alla trappola per farla saltare in aria. O ci fai mandare il tizio contro quello della motosega. Come nel villaggio spagnolo. Attenzione! Ah, porca miseria, non l'ho visto. Vabbè. Lì c'è gente brutta, però. Aspetta. Un secondo che ho visto una roba. Visto, c'è la valigetta. Bello, e Ghost in the Shell con il... No, vabbè. Ma non ho potuto parlare di Ghost in the Shell in live perché Giulio l'ha dimenticata nella tier list. E quindi niente. Dopo mi curo. Tanto un po' di roba ce l'abbiamo sempre. Vedi, lei attacca sempre per prima. È interessante questa classe. È una figlia di papà che ha imparato le arti marziali praticamente. No, sai perché non mi curo? Perché mi sono curato prima. Quindi le cure andrebbero solo su Ichiban e sarebbero abbastanza inutili. Meglio curare quando abbiamo la possibilità di curare il party. Se è solo un personaggio... Non sprechiamo troppi oggetti perché magari dopo c'è una boss fight importante per avanzare. Anzi, è molto probabile. Anche perché c'è proprio il dungeon. Sì, posso curare ovviamente solo Ichiban, Se gli faccio mangiare qualcosa curo solo lui. Però, siccome posso farlo in combattimento, aspetto di andare in combattimento e curarlo. Gestione del party, ragazzi, JRPG. È la classica per donna italiana. Ah, quindi è Anna Pepe. Che si autodefinisce rapper. Che fa ride come roba. Quindi aspettiamo sempre nel combattimento. Gestione del JRPG, mi raccomando. Dopo fare le fasi del 12, accetto di rimanere un alleato al capo rimanendo con uno di vita. Vabbè. Si scappa al momento prima. Molto semplicemente.
È bello invece in Dragon Quest quando ti muoiono i personaggi nel combattimento di Dragon Quest e c'hai le bare. Perché i personaggi sono morti e li devi risuscitare. Vediamo se ci sono sempre le valigette e tutto, perché sono importanti, troviamo oggetti secondari o oggetti importanti. O anche oggetti di valore, quelli che si possono vendere appunto ai venditori. Tipo gli orologi dorati, queste robe qui. Ok. Sì, perché nel menu di pausa vado a curare il gruppo, però preferisco fare la cura mirata su Ichiban, però attualmente non mi serve. Perché devo fare gestione del party. Buff, potenziamenti, eccetera. Siccome siamo all'inizio, non abbiamo i personaggi del party definitivo, quindi non sappiamo effettivamente le abilità di tutti, perché anche Kitosa l'abbiamo conosciuto oggi ed è una fighter 1v1, quindi non è come quando si era a Kamurocho con Adachi, Saeko, che hanno anche abilità di gruppo, help del party, eccetera. Quindi per ora stiamo combattendo 1v1 praticamente con le mosse dei personaggi, non abbiamo gestione del party. Ok. Anna Pepe, Anna Sale, questa è proprio bassa, In quel gioco di armi un alleato e mica ti trovi uno di vita, ti trovi, credo, relativo alla vita. Vabbè, ci sta. Ha anche senso. Da un certo punto di vista. Poi dipende sempre dal contesto. In Final Fantasy 12 hanno fatto questa meccanica. Non la vedo così dispregiativa comunque. Combattimenti di Barracuda. Ora del tè, vedi? Sosteggia amabilmente e spettegola senza pudore, mentre... Bellissima. Ripristina i suoi PS e quelli degli alleati. Vedi? Abbiamo scoperto che lei in realtà ha un'abilità di gruppo. Questa è molto importante. Questa è la mossa 1v1. Questa per potenziarsi da sola. Estasi da passerella. Grazie al suo immenso increscibile interesse per la moda, la camminata da top moda e chiusa è un'altra probabilità di infliggere maglia ai nemici. Ah, praticamente gli sciarma. Ok, andiamo 1v1. Perfetto, Kazuma. Anche lui ha sempre attacchi più 1v1, ma prendiamo la mossa da bestia. Così nel caso... Perfetto, esplosivo diretto. Ichiban, andiamo di mega colpo così ne stendiamo un paio possibilmente. Ah, abbiamo preso solo uno, peccato, non si è avvicinato il Barracuda. Ah, questo si difende. Vabbè, proviamo a rompergli la difesa. No. Attenzione. Minaccia, crea paura. La paurizzata. Gioco si attacca probabilmente su vari personaggi. Qui in Final Fantasy 9, se con l'ansia continua ad attaccare il personaggio. Vabbè, è come era su Pokémon che avevi il Pokémon avvelenato e poi l'hanno tolta sta roba. Quindi abbiamo una mossa spezzaguardia adatta per lui. Vedi? Questa è una cosa di nuovo che c'è in Like a Dragon Infinite Wealth, ovvero lo spezzaguardia. Perfetto. Ottimo. Siamo andati molto bene. Un salire di livello possible? Niente. Pazienza. Scusa Kitosa, non te lo volevo toccare. Di qua c'è roba. Perché questi laser non li ho affrontati prima per passare, quindi ci sarà un segreto. Ok, questi si muovono ad onda. C'è la cassaforte. Bello. Posso aprirla? No, al momento ne ho 10. Che faccio? Vedo cosa contiene. Sì, usiamolo. Cyber collarino. Collarino meccanizzato, aspetto futuristico. Ma è un'arma per lei allora. Top, ci ho guadagnato. Lei usa il collarino. Mamma mia se ci ho preso. Mamma mia, l'esperienza di JRPG. Guarda che figo che c'è poteri elettrici. Top. Perché in realtà dalle casse forti spesso e volentieri scappano dei nemici. Ci sono dei nemici segreti. Ok, perfetto. Bellissimo, sono riuscito a trovare un equipaggiamento anche per lei. Bene, così l'abbiamo già potenziata. Oh, cazzo, non l'ho visto. Mi stavo distraendo con la chat. Abbronzatissimo, si piaceva gli occhi come il mare, il corpo che ti fa... Esatto. E poi mi ricordo che logico usava, ricordo solo che perde vita. È questa la logica. Ovvero il fatto che il Pokémon avvelenato rimaneva avvelenato. Idem il discorso appunto della paralisi, eccetera. Gli status rimangono attivi. L'avvelenamento ti può portare a capo il Pokémon. Questa cosa qui è stata tolta perché a livello di lore contestuale del mondo Pokémon, la lore dice che in realtà la Pokéball non fa guarire il Pokémon, ma lo mantiene in uno status di stasi. Di conseguenza mantiene lo status inalterato, rimane avvelenato il Pokémon, ma non deve perdere vita, perché la Pokéball è una casa sicura per il Pokémon. Quindi se avvelenato non può morire. Questa cosa l'hanno fatta negli ultimi giochi, o meglio negli ultimi 10 anni.
Però il Pokémon si era avvelenato nei primi agenti, moriva mentre tu camminavi, perché a ogni singolo passo perdeva un tot di vita. E sta cosa qui l'hanno totalmente risolta, perché a livello di lore contestuale del mondo Pokémon, la Pokéball mantiene in sicurezza il Pokémon. Lo status è inalterato, ma non può morire dentro la Pokémon, la Pokéball e il Pokémon con i Pokémon, dentro con altri Pokémon, accoppiati con altri Pokémon. Ok. Il Pokémon HeartGold era HeartGold era fastidioso e glitchava lo schermo. In tutti i Pokémon glitchava lo schermo. Fin dalla prima generazione aveva l'effetto per farti capire che il Pokémon era avvelenato. A ogni colpo ti glitchava lo schermo e ti faceva il suono. Poi ti faceva il suono di pericolo per dirti che il Pokémon aveva poca vita. E poi ti moriva in mano. Questa cosa qui l'hanno tolta, perché il Pokémon dentro la Pokéball rimane safe. Non può morire dentro la Pokéball, capito? Era fatto apposta, perché il Pokémon, se entra dentro la Pokéball, è un metodo di sicurezza. Lo fa sopravvivere. Adesso gli attacchi sono diventati elettrici. Approfittiamone. Io faccio schifo con i Quick Time, però va bene. Ok, questi qua sono abbastanza semplici. Xbox Series S a livello di potenza è poco più potente della PS4, però se non uguale. Meno male, tanto le potenze quelle sono, finché i giochi girano in quel modo cambia poco. La serie S deve essere meno potente, fatta apposta per essere una slim, di conseguenza ha qualcosa in meno. Oh, ha sparato una donna, non si fa, eh. Spara a casaccio. Mamma mia, mi hai toccato Kazuma. Adesso ti sfondo. Adesso ti sfondo subito. Godo. Cop. Attacco cooperativo. Perfetto. Adesso tocca a Kazuma. Vieni qua. Tra l'altro Kazuma fa le stesse animazioni di Yakuza 0 e di Kiwami, perché con lo stile della bestia, quando tu fai la presa, Kazuma fa quella stessa animazione. L'hanno ripresa. Ichiban sta rischiando. Dopo una bella curata gliela diamo, Ole. Devo avvicinarmi, non ci arriva. Vabbè, fa niente. Allora, attacchiamo lui, perché ovviamente se ci muore Ichiban è morto il party, perché lui è l'eroe. Peccato che non abbiamo dei personaggi che curano. PS4 Zib o PS5 Zib sono potenti quanto le versioni FAT. Non è comunque una cosa migliore da quel punto di vista. È un po' inutile il fatto che sia potente quanto una versione FAT, perché è proprio lì il problema. Ovvero il risparmio di spazio in concomitanza di una potenza inalterata. Qua c'è il recupero, top. Perfetto, ma potevo anche non farlo, vabbè. Poi per come solo non comprerò una console, forse la Switch, per come mettere 4 giochi e basta. Ognuno fa e recupera quello che vuole. Alla fine nessuno deve imporre agli altri, non ci deve essere console war, quindi ognuno ricopra quello che vuole. Ciao Sugo, ben arrivato. Ok, vediamo cosa succede. Dobbiamo andare dal capo, quindi mi sa che ci sarà una bella boss fight, ragazzi. Qua siamo nel distretto 5, il centro commerciale è quello ricchissimo. Quello è il problema. Il fatto di risparmiare spazio per il fattore della potenza è completamente inutile come roba. Anche comunque risparmiare spazio senza una potenza inalterata è comunque inutile. Lo fai solo per il fatto che costa meno, ma non lo fai per lo spazio. Non te ne frega nulla dello spazio di una console, perché tanto sempre un attivo ti serve, sempre gli attacchi li devi fare. Lo spazio di avere la slim è completamente inutile. Cambia solo il fatto che la paghi meno al lancio. Quella è la differenza delle console. God of War scontato al 60% per PC, lascia stare. Chi è lui? L'ufficiale di Barracuda. Aia. Questi sono forti, eh. Perfetto. Siamo al centro dell'attenzione, direttamente sulla passerella. Questa è la mossa di danza, tra l'altro.
Perfetto, l'ho steso. Ok, no, con Kazuma devo andare di dragone per fare un doppio attacco, così vado a massimizzare i danni. Ichiban un bel mega colpo per colpirne due. Perfetto, stesi due. Poi abbiamo Gaza, striscia di Gaza, fatto gazzata. Va curcate. Perfetto. Bello che lui utilizza quella scusa della moda. Molto bello. Personaggi nuovi. Belli vestiti, mi garbano. Bello. Ho guardato un po' Death Stranding, molto particolare, però veramente interessante. Comunque si capisce che non è un gioco per tutti. Infatti l'ho preso solo perché volevo una storia intensa. Hai fatto bene, perché quello è il modo di videogiocare in maniera corretta. Cercare la roba che è fatta apposta per te, non che sia per tutti. Questa è la differenza di un videogiocatore. Il fatto che tutti devono giocare per forza GTA 5 online, e se non ci giochi sei fuori dal gruppo, è quello che non hanno capito i videogiocatori. O di giocare per forza The Last of Us o God of War. Quelli infatti sono giochi per tutti, e quella la, tra virgolette, l'essere mid, perché è un gioco per tutti ed è sbagliato. Il gioco non deve essere per tutti, deve essere personale. Devi trovare quello che ti piace a te. Li ho shottati tutti in un turno. Ah, buono, bravo Tomizawa. Shottati tutti con un turno. Godo. Sembra comunque di Cross lui, eh. O un po' T-Pain. Oh cacchio. Eccoci qua. Vabbè, Ghost of Tsushima ha una bella storia anche lì, Francesco Nozzolino. No, non mi sovviene come nome. Non lo conosco, perché? No, non credo di conoscerlo. Civilization. Ah, praticamente di strategy building. Quello è un genere che mi piace e non mi piace. Non ho più l'età. Non conoscerlo allora. Ok, ma se mi dici così però devo sapere perché. Sennò mi fai ansia, cosa vuol dire? Cos'è sto discorso, Mark, dal nulla? Cioè, perché mi hai detto questo personaggio per poi dopo non conoscerlo? Non ho capito. Lui non va a terra, tra l'altro, se avete notato, eh. Il buon Rick Ross qui non va a terra. Ah, ok. Va bene, Mark. Non capisco perché, ma va bene. Tu dici non farsi trovare dagli spettri. Project Zero, possible. Forte quel tipo, eh. Mamma mia, che mazzata. Aia. Si chiama Groudon quello lì. Ah no, Gordon. Sembrava Groudon il Pokémon. Non farsi trovare degli spettri è semplice. Basta semplicemente andare stealth. È fatto apposta. Allievo di Komaki. Mamma mia, le arti marziali di Kiryu. La buona mossa di Lo. Di Tekken. Ah, tra l'altro si chiama Post Malone lui, eh. Un grande. A lei combatte come Xiaoyu adesso, ho notato. Sembra molto Xiaoyu di Tekken. E vai. Battuto il nostro boss. È un bel po' di livello qua, dobbiamo farlo. Top, nuovo rango, nuovo livello. Anche lei nuovo livello. Anche se non so quanto rimarrà nel party, quindi bisogna capire. Personaggi che preferisco di più su Tekken. Bellissimo Xiaoyu, è uno stile di combattimento fighissimo. Anche il furtivo vi prendono, devi trattenere il respiro. Devi andare furtivo, piano e trattenere il respiro e fare un percorso che sia lontano dalla loro zona. E fidati che non ti sgamano. Devi fare con molta molta calma, trattenendo anche il respiro. E sennò ti notano per quello, perché sentono i suoni. Siamo nell'attico, nel loft. Mokujin del 7, perché ogni volta cambiano.
ogni volta cambiano. Nel 4 c'era Combot per il tizio che replicava le mosse, quindi cambiano di volta in volta. Mokujin è stato quello più presente, ma poi l'hanno cambiato. È l'hotel della Loa Beach. Nel Tekken 4 l'hanno fatto. In Tekken 4 lo fecero, negli altri non aveva più preso piede la modalità di quel tipo Tekken Force, quindi hanno semplicemente deciso di non metterlo. Onestamente conta poco, perché il picchiaduro deve andare per il fatto del competitivo. Devono lavorare su quella roba lì. Pensa io che le facevo invece. Da Tekken Force ci passai tanto di quel tempo da ragazzino. Uno dei migliori da usare in Tekken Force sono i Mishima e Eddie, perché hanno attacchi ad aria. Sì, giustamente. Andando a replicare le mosse. Sì, esatto, Sugo. Perché il segreto sta proprio nei suoni, e di conseguenza conta anche il respiro. Infatti la prima volta che ti dicono degli spettri, ti dicono trattieni il respiro. Te lo dicono proprio per passare inosservato da loro. Cioè è la prima volta che li incontri, ti fa quel tutorial dicendoti: se trattieni il respiro non ti noteranno, quindi allontanati, riprendi fiato e poi continui. Il respiro è fatto apposta per non farti sgamare dagli spettri. Questo che cazzo c'hai in mano? Un super liquidator? Cos'è? Uno sparafoglie? Cos'è? Perfetto. Kazuma è fortissimo. Vabbè, mio padre Kazuma. Mamma mia, il tavolino. Guarda che bello qui, pieno di oggetti dove si possono usare. Godo. È un lanciafiamme, era. Sembrava un lanciafoglie. Vabbè. Un soffiafoglie, scusate. Lanciafoglie è dove cazzo l'ho tirato fuori. Eh sì, perché ne ho uno in casa. Eccoci qua. Toh. Esatto, Sugo, perché comunque devi capire che è strategico il tuo percorso. Se tu ti ritrovi vicino alla zona di spettri, analizza, cioè guarda anche la morfologia del terreno. Il lavoro di Death Stranding è inedito di Kojima, perché ha lavorato sulla morfologia precisa del terreno. Ogni singolo passo che tu compi è diverso dal passo precedente. La meraviglia tecnologica di Death Stranding e di Kojima sta in quello, quindi di analizzare la zona in cui ti stai trovando, che tu passi in un fiume, che tu passi sulla terra, sul fango, sulla melma nera, quella che praticamente sono quelle degli spettri. Cioè, tecnicamente è incredibile. Death Stranding ha uno dei setup morfologici del videogioco meglio creati nella storia, perché è peculiare ogni singolo passo che tu compi nel gioco, proprio a livello fisico e strutturale. È incredibile. Con anche la pioggia, ovviamente. E ti devi mettere il cappuccio, è fatto apposta. O a meno che non ti puoi costruire qualcosa che ti ripari, perché puoi costruirti anche l'ombrello. Death Stranding è unico nel suo genere. Infatti Kojima, quando è andato via da Konami, ha detto: quando farò Death Stranding farò un gioco completamente a sé stante. E l'ha dimostrato. E ha dimostrato di essere uno dei game designer più geniali della storia. Perché basta avere l'idea, basta avere la genialità dentro, non avere il 4K e le cazzate che vogliono spammarti nel mondo dei videogiochi, perché quello è il modo sbagliato per fare un videogioco. Vabbè, Horizon, vabbè, non conta, quindi. Boia, che calcio. Vai, stendilo. Top. Dobbiamo sempre prendere il membro debole che comunque è per terra. Hai il lanciafiamme, questo Brucia. Vi avevo detto di quello che gli hanno fatto alla Konami, robe brutte gli hanno fatto. Gli hanno fatto robe brutte. L'hanno dissociato dal progetto di Metal Gear, e Phantom Pain l'ha dovuto lasciare a metà per quello, quindi. Quando una software house ti mangia i soldi, nonostante tu sia colui che porta avanti quella software house, ve l'ho detto, la proprietà intellettuale è in mano agli editori.
Certo che invece in parte legale sono andati avanti con gli avvocati e tutto, ma hanno ragione loro. Perché comunque la software house che detiene i diritti della proprietà intellettuale, questa cosa ve l'ho detta anche con i fumetti. Quando tu vai a firmare un contratto sono loro che detengono la proprietà intellettuale, non l'autore. Eh sì, ne hanno parlato tante volte su YouTube anche per tanto tempo. Il problema di Phantom Pain è quello, quindi prima di giudicare Phantom Pain come gioco cercate di capire l'aspetto dietro a quello che c'è Konami e Kojima e il perché Phantom Pain sia fatto in quel modo alla fine. Perché la gente dà merda a Phantom Pain senza aver capito quello che c'è stato a livello legale. Queste cose non c'entrano nella realizzazione di un videogioco. È vero, però quello che è successo con Konami di Kojima è qualcosa che non dovrebbe mai succedere su un posto di lavoro. È per quello che però Phantom Pain è incompleto. E la gente questa cosa qui non l'ha mai capita. No, Phantom Pain è una merda, non ha un finale. Andate a cagare. Si vede che voi siete proprio i fan dei videogiochi della domenica. Attualmente infatti io non li rispetto proprio per questo la Konami. Assolutamente. Come fai a rispettare un'azienda del genere? Che hai uno dei creatori più importanti della storia degli ultimi 30 anni e lo tratti di merda. Non ha molto senso. Poi ci hanno perso loro, non Kojima, perché Kojima poi ha fatto Death Stranding, quindi li ha inculati. Ha dimostrato di essere comunque a livello altissimo. Il problema è di Konami. No, Kito, se non fa il doppio gioco, dai. Tanto questo hotel è bellissimo dentro, eh. Costosissimo. Tipo 7 stelle. Esatto, Panic, esatto. Perché Metal Gear è una delle cose più incredibili del mondo del videogioco. Io non pensavo che si potessero creare videogiochi in quel modo, con quell'approccio e quello che c'è dietro. Dalla storia al fatto che è talmente giocoso, ma allo stesso tempo... Cioè, Metal Gear veramente scompone il mondo del videogioco. È incredibile quello che è successo con Metal Gear. È geniale sotto ogni punto di vista ed è innegabile. È incredibile. Io ancora non capisco tutto al 100% Metal Gear per questo, perché c'è sempre qualcosa che scopri ogni volta che pensi a Metal Gear. C'è sempre un qualcosa in più. Sì, la collection è bellina, fatta col culo, però se uno non li ha mai giocati va recuperata. Perché sono dei porting, delle conversioni derivatori da quella della PS3, quindi con un lavoro molto pigro e tecnicamente scadente. Però è obbligatoria per recuperare Metal Gear, perché dentro ci sono i primi due dello Spectrum, che sono giochi degli anni 80, c'è Solid 1 e 2 e 3, quindi un gioco per PS1 e 2 per PS2 che altrimenti non recupereresti, quindi è fondamentale recuperare la collection se uno vuole giocare Metal Gear sulle console attuali, perché sennò non avrebbe modo di recuperarlo. È ovvio, Sugo, è proprio quello che sto dicendo, è proprio esattamente quello che dico. Se non li hai mai giocati, non hai altro modo per recuperare gli originali. Perché o ti attacchi un tubo catodico con la PlayStation 1 o non li puoi giocare. Esatto, esatto, Panic. Vabbè, ma basta pensare solo al 2. Il 2 secondo me è ancora troppo avveniristico. Io non credo che ancora quel gioco era pronto per la PS2. Cioè Metal Gear Solid 2, l'interrogare, il prendere la gente alle spalle in quel modo, i movimenti di Raiden, cioè sono assurdi. Ciao Jago, dimmi. Ho sentito dare i soldi a quelli, mi rode. Il problema è che sennò altrimenti non giocheresti Metal Gear, quindi se ti interessa Metal Gear è obbligatorio. Magari faremo la veteran su Metal Gear con Ares, chissà. E se uno al ghiaccio si scioglie, esatto. Ma ci sono tante di quelle robe lì in Metal Gear che sono incredibili, come spaventare gli uccelli su un ponte. Cioè ci sono delle robe che sono, ragazzi, i giochi oggi non li fanno. Per quello vi dico che quanto cambia il mondo del videogioco se c'è passione e testa. Non è la grafica, non è il 4K, non è la console, è come è realizzato. Dopo aver finito di giocare, cosa, Jago? Una frase di senso compiuto, possible? Vogliamo reactare a qualcosa? In live? No. Quando c'è la live di gaming si fa la live di gaming tutta, Jago, non si reacta. Perché non sono da computer, sono da PlayStation. Cioè, a parte che io non reacto alle robe, quindi non porto questo format del reacting. E poi sono su console.
una volta finito il gioco è finita la live, perché la live è dedicata a Yakuza. Ah, ok. È così possibile che uccidere di denunciasse per bullismo sul posto di lavoro? Ci avrebbero perso. Ci avrebbe perso lui. Dalle grandi distanze poi ne esce un dialogo, esatto. Invece oggi queste scene qua da lontano dell'audio come in Assassin's Creed sono pilotate. Ti devi mettere del punto e premere il tasto. E i Metal Gear te lo inventi da solo, questa roba qui. Questa è la differenza di Metal Gear. Tipo una top, ma io non reacto alle robe, Jeggo. Non fa parte del mio format. Io porto le robe inedite da me e in più sono da console. Finita la live, finita la live. Cioè non è che gioco e poi vado a reactare. La live è dedicata al gaming questa sera. Quando si deve reactare o fare top e tire si fa una live dedicata, ovvero domani. Perché io organizzo giorno per giorno le varie live. Quindi se oggi c'è Yakuza, domani si fa un'altra roba e si sta al PC. Perché io sono da PlayStation. Una volta che chiudo il gioco, chiudo la live. Non vado a fare due cose dentro una live, perché diventa un casino per chi segue e soprattutto per me per giocare. Perché almeno due o tre volte alla settimana devo portarlo un gioco, perché io non gioco per conto mio per poi portarlo in live. Io questo gioco lo porto in blind run in live, quindi si perde il senso. Quando si fa la live da PC, si fa la live da PC, si improvvisa, si produce, si fanno WW, tier list, reaction, anche se non ne faccio mai tante perché non è il mio format, eccetera. Quindi se si porta la live di gaming, si guarda Yakuza e poi si va a fare ad altro. Se una bad, vabbè. Babba mia, che cringiata quella lì. Vabbè, perso lui non è del giusto. Il problema è che quella è un'azienda multimilionaria, quindi... Ti spara il volatile del vecchio, esatto, esatto. Ci sono tante di quelle robe su Metal Gear incredibili, ma anche dal primo. E tutti in inglese Metal Gear? No, dovrebbero averlo localizzato in italiano, anche perché quello del 98 era anche doppiato in italiano il primo, quindi è localizzato in Italia la saga. I giochi di Kojima sono sempre stati localizzati in Italia. Forse sono i primi dello Spectrum, sono in inglese, ma vabbè, tanto sono degli arcade. Abbiamo il gas contro, bene. Primo volume di Old Boy ancora non si trova. Ci posso fare niente, se qualcuno non te lo mette in vendita è un casino. No, grazie Jack, io non sono format delle reaction perché le reaction sono inutili. Le action se lo può permettere uno che è potente, che ha le sabbie e tutto e poi parlare male degli altri. Io no, non me ne frega nulla. Il primo con il doppiaggio e con i sottotitoli in italiano. Il problema è che da quello dopo è solo doppiaggio in inglese e poi sottotitoli in italiano, perché il doppiaggio ha fatto talmente tanto schifo e è andato male a livello di vendita e hanno deciso di no. Come il primo Yakuza originale al doppiaggio inglese, che è bruttissimo. Peccato, no, non è peccato, è giusto così. Non è che se il gioco te lo doppio in italiano allora il gioco va bene, no. Ci sono giochi che vanno doppiati e altri che non vanno doppiati. Metal Gear era uno di quelli che non andava doppiato, molto semplicemente. Le action a top su Google sono divertenti. A me non piace fare la roba divertente. Mi cringiano quelle robe lì, Jeggo. Sono uno che cerca di portare cultura nei propri contenuti, non la roba divertente. Perché non mi piace buttare tempo. Perché la volta che vengo in live devo sempre portare un contenuto che sia godibile dall'inizio alla fine. Le robe del cazzo le faccio quando c'è gente o si può cazzeggiare, ma non fa per me. C'è troppa roba da fare importante. C'è troppa roba. Sono divertente portando cultura proprio per quello. Pesi per le caviglie, tra l'altro. Quindi non posso buttare delle live per le robe cringe, le robe meme. Non fan per me. Perché le volte che mi dedico in live è per portarvi un qualcosa da portare, perché sennò non ce la faccio. Già gioco due o tre volte alla settimana, se pure perdo tempo così, ciao, non finisco un gioco. Ci metto mesi. Però ho capito, la pioggia mi fa un vero danno a quella che trasporta, è solo una cosa grafica. Tu prova a vedere. Secondo te Kojima fa solo una roba grafica. Però del 3 su Xbox 360 ho capito una cosa, una delle scene del finale. Per sbloccare le scene del menu bisogna completare l'intero gioco, basta giocare solo il finale. Cioè solo la fase finale non l'ho sbloccato. No, devi fare tutto il gioco. Tra l'altro alcune volte si sbloccano anche facendo determinate cose all'interno del gioco, come il finale segreto di Metal Gear Solid 1. Collezione fumetti la farai mai, è impossibile farla completa, ma ci sono tanti video su YouTube della mia collezione a fumetti. Il problema è che farla complessivamente non è possibile, dovrei girare per tre comuni di Milano. È un po' difficile. Ma ci sono veri video collezione sul mio canale YouTube.
ne ho fatti vari e ne farò uno anche per i 1000 iscritti. Ho sempre fatto i video collezione e continuo a farli perché mi piace tanto. Ma un video complessivo su tutta la mia collezione di fumetti è fisicamente impossibile, ragazzi. Non basterebbe un video. Utrebia Kujiba è come assassinare le galline dall'uovo d'oro. Sì, come assassinare JFK, uguale. Ciao Virus. Tranquilla, tranquilla. Appena mi organizzo con la fotocamera e tutto, preparerò il video per i 1000 iscritti. Quindi ci vorrà un bel po', perché è una roba abbastanza in grande. E la storia sta andando bene, abbiamo parlato con Kitosa, a quanto pare non è malvagia, è entrata membro del party, non ce l'ha con noi, l'ha fatto solo perché è stata obbligata dalla sua famiglia, il Fujinomiya, che è una famiglia molto ricca, molto importante. Abbiamo dei risvolti che in realtà Akane probabilmente è stata rapita, o comunque è andata via dalla casa, quindi non sappiamo dove è finita. E quindi stanno succedendo cose. Kojima voleva fare il regista. Sì, l'ha portato nei videogiochi. Sinceramente meglio così che lavora per Sony, tanto se lascio basso libertà da Kojima gli danno anche il loro conto corrente. Kojima non lavora per Sony, Kojima è di Microsoft. Sì, sì, sono successe cose molto interessanti. Ora siamo dentro un edificio con del veleno, quindi ci dobbiamo anche muovere. Devo per forza... sì, devo per forza curarmi perché c'è il veleno. Sarebbe molto bello vederla ripresa direttamente coi film, infatti. Sì, è di Microsoft tipo da 2 anni. È stato proprio presentato da Phil Spencer in una delle ultime... tipo 2 anni fa, nelle conferenze Microsoft, hanno tirato fuori Kojima in una videoconferenza per dire appunto che lavorava in esclusiva con Microsoft, non lavora con Sony. Anche perché poi i giochi sono usciti multipiattaforma, quindi... ah. Top. Bene. Però purtroppo non posso vedere la ereditiera cosa fa a livello di statistiche. Ci dobbiamo anche muovere. Prendiamo comunque tutti gli oggetti possibili e teliamo, per l'amor di Dio. Quindi lavoro in esclusiva con Microsoft per sempre. Sono contratti, non vuol dire per sempre. Nessuno lavora per sempre in determinato software house né in esclusiva. Boh, magari per 2 anni. Magari dopo Death Stranding 2 lascia, non lo sappiamo. In esclusiva non vuol dire che lavora per sempre, vuol dire che lavora per quella software house e fa giochi per quella per quell'azienda. Ma non vuol dire per sempre, perché sono contratti di lavoro. Se no, perché in realtà è successo quel problema con Konami, proprio per quello. Non doveva lavorare per sempre per Konami, guarda cosa è successo. Ciao Ringo, tranquillo, non ti preoccupare. Ok, ci siamo completamente curati, abbiamo salvato la partita. Qua c'è una cassaforte, apriamola, tanto che ci siamo. Perfetto, apriamole, sì, quando ci sono apriamole sempre. Cappello da corsa, perfetto. Abbiamo trovato un altro equipaggiamento. Facciamo sempre... perfetto, l'ha potuto mettere proprio il buon Ichiban. Molto bene. Andiamo avanti. Ma questo è proprio GTA 7, più bello di GTA 7. È ambientato in Giappone. Anzi, in questo momento è alle Hawaii. Questo ascensore dovrebbe portarci al capo di Barracuda. Andiamo subito, facciamo prima una breve pausa. Andiamo avanti, non abbiamo nulla da fare. Anche perché non possiamo uscire per allenarci e tornare in dentro, quindi... no, non lo so se adesso non l'hanno ammesso a fare il regista, non so bene la sua biografia. Non la leggo da tanti anni, però si è dedicato al mondo dei videogiochi perché voleva raccontare tramite i videogiochi le sue passioni. Tutto qua. Cambia poco e nulla, comunque. Ma guardate che da piena libertà Kojima senza nemico con i soldi gioca ancestrale. È quello che succederà con Death Stranding 2. Perché Death Stranding 2 è stato annunciato dopo la collaborazione con Microsoft. No, ma infatti Ringo, sai cosa? Basta non guardare Twitch. Apri la live solo per guardare me. Entra semplicemente nella piattaforma quando ti dice che sono in live. Basta. Non stare lì a scrollare perché è inutile. Infatti io non apro mai Twitch. Dwight. Mamma mia, pelo di cicatrici. Questo è il capo.
Beh, sono furbi perché sono loro le detentrici principali delle console, quindi... bravo, bravo, Ringo. Esce ancora? No, sì, all'angolo qua. Lo so, ragazzi. Dwight Mendez, boss di Barracuda. Cioè, siamo già arrivati alla gerarchia più alta. Non credo che lotteremo con lui adesso, sennò finisce la storia. Belli i tatuaggi, tra l'altro. Buonasera Antonio, come stai? Lo so, Panic, quello è il problema con Konami. Infatti tutti si sono scontrati contro Konami di questa politica con Kojima, perché ovviamente dare retta a Konami e averla contro Kojima è proprio essere dei depensanti. Male come al solito, perché? Mi spiace. Vabbè, ci sta Panic, per protesta ci sta. Ma non so se si riconoscono tutti i PG. Io la tella farei domani, Antonio, dimmi tu. Io punterei a farla domani, visto che stasera ho portato Yakuza. Sì, no, va bene che l'hai mandato, l'ho visto. Io dico, la voglio fare domani, tutto qua. Ok. Ma a me basterebbe che ci sia qualcuno in live che abbia detto quei nomi per riconoscerli in live, però addirittura un file, no, basta la gente che guarda la live e mi dice no Nem, guarda, è quello. Mi servirebbe solo che la gente venga lì e si ricordi i personaggi che ha messo, perché la terra l'avete fatta voi, quindi vi basta che la gente che ha messo il personaggio viene lì e vi dice ho messo questo, 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 quest'altro, e ne parliamo. Alla fine è per quello che lo facciamo, ecco. Lo faccio per voi. È veramente spietato sto tipo, comunque. Ha origini comunque sudamericane, eh? Mendez. Aia, rapiti genitori? No, forse no. Bello comunque il lattico, eh? Ma che grafica è? È una grafica brutta. È un gioco vecchio. Fatto male. Ma non lo so, Sugo, non sono andato a vedere le clausole dei contratti di Kojima, abbi pazienza, è successo sto casino con Konami, basta. Non è che sono andato a vedere direttamente nel dettaglio il contratto di Kojima firmato, cioè, non lo posso sapere del dettaglio, abbi pazienza, va bene tutto, però noi sappiamo quello che ci è stato detto dai comunicati, non è che sappiamo il contratto lavorativo delle leggi giapponesi, non lo posso sapere. Si sa che è successo sto problema, basta, andiamo oltre, perché... è inutile monopolizzare il dialogo su quello, non lo possiamo sapere, lo sa Konami e lo sa Kojima, basta, non è che noi ci atteniamo ai fatti di quello che ci è stato detto come pubblico. C'è il pisellino? Bah, i soldi ce li ha, quindi frega cazzi del pisellino, farei la stessa cosa anch'io. Se lo prenderà qualcun altro, in che senso?
Kojima già da qualche anno lavora con Microsoft, come ho detto prima, quindi non ha problemi. Il problema questo qua di Konami risale quasi 10 anni fa, con Phantom Pain, quindi la cosa è già risolta da anni. Lucy, attualmente siamo alle Hawaii, precisamente, quindi siamo a Honolulu. Ah, Tomizawa è stato anche in prigione per questi problemi. Bene. Botella la camicia sotto? No, perché sono vestiari base. Sono vestiari base con cui i personaggi vanno in giro. L'unica cosa che cambia esteticamente è l'arma in combattimento. Ma il vestiario è base della storia, diciamo. Vabbè, però almeno c'hai i soldi. A me interesserebbe più avere i soldi che il pisellone, Jack, anche perché già ne sono dotato, quindi. Eccoli. Combatte lui direttamente? Con due macete. Bene. Danny Trejo, quindi. Mi sa che questo è incazzato come i mostri, eh? Questa è proprio la boss fight. Vabbè, carriera di film in USA non ne ho bisogno. C'ho la mia carriera da streamers, da creators. Io ho le sub. Cerca. Calzati. The streamers. Questa è la scena d'apertura della boss fight, eh? Dwight Mendes, boss di Barracuda. Quando c'è un boss si affronta sempre una scena d'apertura per partire col combattimento. E ora dobbiamo affrontare il boss di livello 16. Li facciamo abbastanza. Interessante questa scena che è tutta 6 GTA 5. Canonico. È debole all'acqua. Beccati questa. Ora è debole all'elettricità. Sono bellissimi questi scontri. Sono fatti benissimo. A trovarlo un altro gioco così nel mercato videoludico. Non esistono. Aia. E il secchio ce l'ha lui a portata di mano. È la sua abilità incredibile. Non ti preoccupare che i secchi esistono. Ce l'ha il secchio. Ah, non l'ha sciarmato il boss. Però è stordito. Il boss è stordito. Una bella scossa elettrica e ci pensiamo subito. Vediamo un po'. Beh. Un po' di effetto l'ha avuto. Nel frattempo con Kazuma picchiamo i minions. Buono che l'abbiamo sciarmato. Buonissimo. Perfetto, l'abbiamo sciarmato. Lo so che si risecchisce. Con l'acqua freddina si ritrae. Sguardo mortale. Causa paura. Perfetto, solo Tobizawa e Kitose. Sì, Yakuza è scritto veramente col culo, ragazzi. Mi spiace di fare un content di qualità veramente infima. Mi spiace molto. Ah, devo fargli da rissa. Ok. No, lui lo usiamo sempre per... Coda Wolverine l'immortale. No, non insultare il gioco, per favore, grazie. Questo è un buon modo per farmi star male, ma va bene così. Wolverine l'immortale. Una delle boiate più grosse mai fatte con la Marvel, ma va bene.
Devi portare God of War Ragnarok che doveva vincere il GOTY. È vero, hai ragione anche tu. La prossima volta lo porto. Crossover con la mafia italiana. Sì. C'è sempre. Tanto siamo in Giappone. C'è Roma anche in Giappone. Metà vita, seconda fase. Quick time event completamente nuovi. No, è che Wolverine Immortale è uno dei film più brutti della Marvel, quindi è in negativo. Perché quel film non ha proprio senso. Ma c'è mai stata la mafia italiana in Yakuza? No. Essendo che tratta la cultura giapponese, come fa a trattare anche quella italiana? Si è dedicata completamente alla cultura giapponese, dal farti vivere la cultura giapponese. E la mafia, quella italiana, va in Giappone, muore. Come fa a esistere quella italiana in Giappone? Muore. Non ne hanno bisogno. Quella giapponese è 10 volte più grossa di quella italiana. Molto più potente. Lo so, Horizon. Toccherà portare anche quello in live. Pensavo che c'era uno scontro tra mafie, e no. Lo scontro tra mafie c'è, ma all'interno della Yakuza, ovvero i vari clan. Non c'è mafia giapponese, italiana, cinese, eccetera. Ci sono delle cose, ma quella italiana non c'è in Giappone, perché appunto ti racconto del Giappone dall'interno del Giappone, quindi non ci sono legami con altri tipi di mafie. Giocate a DLC di Ragnarok, chiamalo DLC. Chiamiamolo DLC. È roguelike, banale, fittizio, inutile. Molto molto inutile come DLC, se proprio dobbiamo dargli la definizione di DLC, perché quello non è la definizione di DLC. Aspetto un attimo prima che muori Ichiban. Vedi che mi ero attrezzato l'altra volta con gli oggetti. Madonna, Ares è troppo. Sbattiamo per terra il boss, che è debole all'acqua. Per fortuna che abbiamo sbloccato questa mossa con Tomizawa, eh. Se non fosse stata sbloccata questa mossa, sarebbe stato in pericolo. Non sapevo che era solo quello la mafia italiana, Jack, però va bene. Devo ristudiare qualche libro, allora. No, vabbè. Io ho già detto i miei pareri, quindi va bene così. Gex! Le Gex! Dai che battiamo il nostro primo boss. In realtà il secondo, perché avevamo già battuto quello che era il capo di Tomizawa. Questo è il nostro secondo boss. Berlusca, vabbè. Vorrei evitare di parlare di sta roba in live per rischio ban del canale. Possible. Che con i termini che abbiamo già pronunciati si rischia. Bene. Ah, peccato, si è spaurito, se no lo battevo. Mi fa diventare l'Eka Dragon, l'ho detto anch'io. Chissà, chissà. Ah, peccato, non gli ha fatto l'attacco Cop. Peccato. Ora tocca batterlo. Una bella scossa elettrica. Infatti è finito male, Jack, visto che Berlusconi è morto. Ma ogni personaggio ha una propria abilità e tutti possono sbloccarle. No, sono classi diverse. Tomizawa è il tassista, Kitose, che l'abbiamo sbloccato oggi, è ereditiera, Kazuma è il combattente, il dragon di Dojima, e Ichiban è l'eroe. Ognuno ha la propria classe con le proprie abilità e tecniche. Sono tutti diversi i personaggi, hanno tutti abilità e caratteristiche diverse. Poi più avanti si sbloccheranno anche le classi, ma per ora queste sono le classi identitarie dei personaggi. La classe che solo lui può avere. Sì, vabbè, Jack, per favore, comunista liberato d'Italia, lasciamo perdere, per favore. Evitiamo questi discorsi, grazie.
Di niente, sono qua apposta. Basta chiedere. E non lo so, sono arrivati a citare baffi italiani eccetera. Io calmerei un attimo i toni e ritornerei sul gioco, ragazzi, perché stiamo andando un po' troppo fuori off topic. Quindi, soprattutto con delle cose che, mamma mia, lasciamo perdere. Ormai Berlusconi è andato. Il grande amico della Meloni di Salvini. Andata così. Sta dando la caccia ad Akane-san, ovvero la madre di Ichiban, e l'hanno pagato 10 milioni a lui, eh. E siamo riusciti a fare un pezzo importante di storia, comunque. Akane-san no fou no hanashi wa kata ga tsuita tte koto de ii ka? Kasuga. Ah. Ja, tsugi wa ore no yoshi da. No, credo intenda yen. Perché probabilmente quelli che la stanno cercando sono giapponesi. Credo proprio che intenda gli yen. Non in... Ah, in euro no, cosa c'entra? Sono in America, sono alle Hawaii, al massimo in dollari. Ma credo che intendesse comunque 10 milioni di yen convertiti poi in dollari. E Tomizawa è incazzato, eh? È stato in prigione per colpa sua, povero Tomizawa. Ed è morto il poliziotto, ricordiamo, eh? È stato ucciso il poliziotto che li ha portati al distretto. No, 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 deve sempre rispettare quello che racconta il gioco. Non è che i sottotitoli in italiano cambia e diventa europeo, eh? Il fatto che ci sono i sottotitoli in italiano non è che vengono convertiti i nomi e luoghi all'Italia, Sugo, non funzionano così i sottotitoli. Sottotitoli vuol dire adattare nella lingua del tuo paese le determinate robe. Se si parla di yen, si parla di yen, non è che diventano euro, non è che i sottotitoli convertono la moneta. I sottotitoli deve essere comprensibile all'italiano, ma non è che cambia da yen ad euro, non c'è la conversione in automatico. Sottotitoli vuol dire il lavoro dell'adattatore dell'italiano per farti capire quello che dicono. Ma non è che converte la moneta, converti i luoghi per l'Italia, no. Eh sì, si è pisciato addosso, sì, vorrei anche vedere. Non avrebbe senso farti capire 10 milioni di euro che non sono 10 milioni di yen. Visto che c'è una conversione della moneta ben precisa di mercato. Ha origini messicane, probabilmente, sì. Aveva il cognome messicano, comunque sudamericano. Cioè, 10 milioni di euro non sono 10 milioni di yen, in sostanza. Bravo, gli ha fatto pure la foto. Bravo, Tomizawa. Così ce l'ha. Ecco. Vedi, voleva fare il boss. Questo era il boss di Barracuda, che è tecnicamente la mafia hawaiana, e l'abbiamo sconfitta, praticamente. La mette sul Patreon. Abbiamo sconfitto la mafia radicata alle Hawaii, praticamente. Sì, alle Hawaii ci sono molti giapponesi. Avevo risposto a questa domanda anche la volta scorsa. Perché nella lore, Tomizawa, quando appunto incontra Ichiman la prima volta, dice sì, non è raro che ci siano dei giapponesi alle Hawaii. Ma è più in funzione del gioco. Poi a livello geografico non lo so. Il suono era il macete che cadeva per terra. Io sono giapponese. Ichiban è giappo-hawaiano. La madre è appunto hawaiana, quella che dobbiamo trovare. Ha comunque vissuto alle Hawaii la madre. Ha origini giappo-hawaiane, Ichiban. Patronito Mizawa, esatto.
Sì, ma Rico, chiedimelo altre 70 volte, dai, perché non abbiamo capito. Chiedimelo altre 70 volte e vediamo cosa dico. Cambio domanda, cambio risposta ogni volta, dai. No, per capire, perché... Te lo dico dopo cosa sei, Ricchione, dai, dimmelo subito, va. Tanto ormai... Nel baratro, abbiamo finito questo capitolo, abbiamo fatto anche il trofeo. Perfetto, salviamo. Vabbè, l'abbiamo detta la reward, tanto lo possono dire gli altri, frega nulla. Capitolo 5. Tanto anche se mi chiudono il canale, poco importa. Ma sì, tanto non mi importa. E possono parlare del caso Bossetti in live, guarda, frega nulla. È belle le vacanze, se mangiano. Bene, se ne avviene quella pubblicità per i... Ah, sì? Fa praticamente tutte le fiere ormai. È diventata più famosa ora che negli anni 80. Quindi Kitose diventa parte del party, dai. Nostra nuova amica, tocca capire. Chissà adesso come sono le robe prima. Come li hai dei nemici? E l'hai appena vista in live, scusami. Cosa abbiamo fatto tutta questa live? Abbiamo combattuto, quelle lì a di nemici, si combatte, è un JRPG. Poi la stream è preregistrata, mezza dude non ti banneranno. Certo, come Amarant che scorreggiava sui microfoni, certo, lo so bene. Sì, sì. Lo so, lo so. Il problema è che a me vi bannerebbero comunque, perché se trovano scuse di limitarmi i video di TikTok, lo troverebbero anche su Twitch il modo di bannarmi, quindi... non ti preoccupare, sono cose della gente di stream, quella vera, la vera gente di Twitch, quella che scorregge sui microfoni, si spana il buco del culo, i veri streamer, perché sono quelli che hanno le sub, i più forti. Vedi, già gli piace Kazuma, beh, chi è che non gli piace Kazuma, abbi pazienza. Sei serio? No, non sto dicendo per niente, lo sto dicendo. Come se pubblica un video su Hunter Hunter, esatto. Scus. Non solo quello, ma anche su One Piece. Due video limitati in due giorni. Quello di Crocodile e quello di Hunter Hunter. Certo, chi porta soldi non viene bannato, esatto. Esattamente. Perché sono parte del loro circolo vizioso. Sono all'interno della loro cerchia, sono partner e quindi chi se ne frega. E tu hai due supercar, mi fan cale supercar. Mi piacciono di più le GDM e le muscle car, quindi non me ne frega nulla delle supercar. Almeno non apro un negozio di Pokémon per nulla. E certo, anche oggi mi hanno dato dell'antipatico in live al pomeriggio. Ho spiegato del fatto che non c'è un gioco come Uncharted, ma sei antipatico. A posto così? Bene. Gli spieghi cos'è un videogioco come fatto? Ma sei antipatico. Lo so che vengo sempre limitato. Limitato, razzismo e discriminatorio, lo so. Kitose Fujimiya si è unita alla squadra. Perfetto, a proposito tieni, scusa per l'altra volta. Hai recuperato il tuo denaro, boia, c'ho 2000 dollari, godo. Non è che hanno chiesto su Uncharted? Niente. Mi hanno chiesto, c'è un altro gioco stile Uncharted? Ho detto, no, guarda, attualmente su PlayStation, dove si spara ti posso consigliare Doom. Ma mi fa anche i mostri. Non giocarli, ma sei antipatico. Allora vai a cagare. Non giocare i tuoi videogiochi, zii. Ti fanno che i mostri in un videogioco? Non comprare una console, ma curcate. Mi sembra un'ottima idea che ne dite del Revolve. Bene, andiamo dal Revolve a Spomba. Edelio lo hai giocato, è gratis plus, non so se provarlo. Me l'hanno chiesto tipo 50 volte al secondo, non mi interessa. Quindi non so cosa dire, no, non mi interessa giocare Ender Lilies. Ho ricevuto 10 domande solo su questo oggi, non mi interessa giocarlo, non c'ho tempo. Sto giocando solo Yakuza per portarvelo in live. Grazie di spostarmi, sei antipatico. È così ragazzi. Uncharted esiste così, vabbè, Jack, il suco non inizia, Dio Madonna. Jack, l'hai scoperto l'altro giorno, Uncharted, dai. Uncharted è la coppia di metà degli altri giochi, non è quello il problema. Il problema è la risposta.
Ma è uscito 4 anni fa. Buon perché è uscito 4 anni fa. A me non mi interessa comunque Ender Lilies, non so cosa dirti. Come First Edition, tanto non mi interessa. Un MMO non mi interessa, non so cosa dirti. Va bene così, non è che mi può interessare tutto nel mondo videoludico. Non vengo pagato, ragazzi. Non mi interessa, non mi interessa, non lo gioco. Giocare mai Five Nights at Freddy? No, non mi interessano i videogiochi. Mica le robe jumpscare da YouTube. Mica sono uno streamer o un creator io. Mi interessano i videogiochi. Comunque, allora, vediamo un po'. Abbiamo delle side quest. Allenatore di Sugimon, ok. Allora, la quest principale lì dobbiamo andare a Revolve, ma mi sa che ci dobbiamo andare per forza anche per ricalibrare tutte le side quest. Qua ce ne sono di nuove e ci sono anche i tizi col pannolino, però ad esempio non vedo il nostro amico Raymond della spiaggia, quindi andrei direttamente a Revolve per appunto andare a far passare il giorno e di conseguenza a refresciare il mondo di gioco. Vabbè, pensavo di sapessi qualcosa. No, è che semplicemente non mi interessa giocarlo. Non ho avuto interesse in giocarlo perché è un gioco di nicchia che non mi interessa. Non so cosa dirti. Può essere uscita anche 10 anni fa, però è un gioco che non conosce nessuno, che è stato scoperto oggi per il Plus. Non l'ho giocato all'epoca perché non mi aveva interessato. Lo so, sono antipatico e sono un villain, lo so. Mi dispiace, ragazzi. Chiuderò la live per questo. È l'ennesimo MMO, ma lo so, è per quello che non mi interessa. Come First Edition, danno tutti gli MMO, ragazzi, non mi interessano. Non ho più 15 anni. Non ho più quel tempo per questa roba qui. Devo portare dei contenuti veri, un qualcosa che mi faccia andare avanti. Lo so, sono molto antipatico, ragazzi, scusate. Vabbè, tocca chiudere la live, mi sa. Spada dell'eroe, aspetta. Aspetta. Spada dell'eroe? No, non posso metterla, sarà per un'altra classe. Vabbè, pazienza. Bene i contenuti, ma quindi tutti a Marketing Games? No, non credo. Anche quello non è contenuto. Ma mi ha fatto male il fuoco, mi ha fatto male. Ma sei cretino? Ma che paura. Non è contenuto, mi spiace, non posso venire. Non fa parte del mio lavoro. Se no uso solo mazza, non spada. Grazie che mi hai spiegato il gioco. Grazie mille. Grazie comodino, raccontami altro. Perché non lo sapevo. Lì c'è il Dynamax, tra l'altro. Mi ha sbattuto il fuoco. Mi ha fatto paura, mi sono cagato. Mi sa che per quello, a meno che non ho toccato la macchina, ma non credo. A me sembrava per il fuoco, poi. Va bene così. È stata un'esperienza, ecco. È andata a controllare. Sono andato. Grazie. Stavo controllando il fatto che si chiamava l'eroe per poter vedere se si poteva utilizzare. Infatti l'ho detto, magari è per un'altra classe. Grazie mille, comodino. Non mi ricordavo che l'Eka Dragon c'era appunto la classe con la katana che avevo citato anche nell'altra live, visto che gli ho recuperati gli oggetti e c'è il negozio giapponese che le vende. Non me lo ricordavo proprio. Stavo appunto andando a controllare per vedere com'era fatta. Non la posso vedere perché non la mette nell'equipaggiamento, ma va bene. Devo impararle queste cose di Yakuza, ragazzi, sono nuovo. Devo capire delle cose ancora. Grazie, comodino, lo apprezzo sempre. Raccontatemi qualcosa che non so, dai. Forza. 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 Lì ci va le mazza metallica di One Punch, ve l'ho citato ieri. Che palle. Domani è sabato, domani si deve fare una tier list. Voglio morire. Possible morire stanotte nel sonno? Possible? Ok. Allora, ho visto qui. Taglia erba, ok. Qua ci sarà un altro dialogo. Sapevi che in sto Yakuza Kiryu può switchare tre stili di combattimento? No, mi era nuovo. Raccontami un po' questi stili di combattimento. Dimmi un po'. Pisellino vola con la Red Bull? No, è nuovo. Pensa che lo spero da un anno. Solo da un anno? Sei ancora giovane. Immagina uno che lo spera da 15 anni. Ne hai ancora tante di cose da imparare.
Un ando non è nulla. Si vede che in realtà il protagonista è una donna. No, questo mi mancava. Raccontami un po'. Narrami di più. Prima o poi capiterà. Io spero domani. Almeno così non faccio più le live e mi riposo. Quella sarebbe una bella vacanza. Pare che ci stanno i siti di Yakuza 0 più Uomini 2. Incredibile. Incredibile, ma ti sei sbagliato, mio caro. Perché gli stili sono di più quelli di Kiwami 1 e 0. Ops, comodino, ho detto la comodinata. Visto che gli stili sono 4 e non 3. Ops. Brawl, Beast, Rush e Dragone. Ops, comodino. No. Ha detto la comodinata. Si è dimenticato uno stile di combattimento. Oh, non si dice però così, Antonio, potrei denunciarti. Praticamente la sua camicia è rossa. Il rosso è una tonalità accesa del rosa, che è il colore delle donne. Il rosso in realtà è un colore primario, ma va bene. In realtà è il rosa che è derivato dal rosso, perché una goccia di bianco deve cadere sul rosso. Il rosso è un colore primario. Bisogna andare a scuola ancora all'asilo, mi sa, per capire i colori primari, eh? Bene, andiamo, bravo bravo, un grande beccati. Il suo spoiler è pupille dal bomba e facci vedere. Intanto però sono 3 esti di combattimento e 4 sono i Kiwami 1 e 0. Ma non vuol dire nulla. Se poi si sblocca è un altro discorso. Bravo bravo Antonio, sarebbe più canonico. L'hai comunque spoilerato a prescindere allora. Perché se riesce che usi gli stili di Kiwami 1 e sono 3, l'hai spoilerato. Non dovevi dirlo. Pisellini corti. Tu sei primario, ti denuncio. Va bene. Tanto da essere antipatico e fascista. Ho cominciato Yakuza, Segu. Manda foto. Troppo difficile per me. Bene. Sì, comodinata, comodinato. Ho comprato il 4 perché il 4 è il mio numero preferito. Segu, foto. Non puoi comprare il 4 senza il 3, il 4 e il 5. Non lo puoi comprare. Non si può comprare separatamente dal 3 e dal 5. Ha detto la ringata. E la ringata è arrivata anche stasera. Bravi, bravi tutti. Akane-san è la direttrice di un orfanotrofio. Yakuza 6 reference. Anche GTO reference. Oh. Questa era per sistemare un attimo una cosa in casa. Ho spostato un comodino. Era un jokes, purtroppo non è stato che comprare Yakuza, ma più poi lo farò. Infatti era una battuta per il fatto che il 4 non puoi comprarlo separato dal 3 e il 5, perché appunto è una collection, non puoi comprare il 4. Sì, ho raccontato il 6 perché c'è una cosa molto importante per via di un personaggio, però va bene comodino, va bene così. Vogliamo spoilerare altro di Yakuza? Dai comodino, tanto ormai sei in vena, quindi... È ancora presto per andare a dormire, potrei farvi un giretto. Ok. Continuiamo ancora un po'. GTO sopravvalutato, certo, in Italia infatti nessuno l'ha letto, proprio perché è sopravvalutato che nessuno legge manga. Si va a letto. Sto bevendo tutto da solo. Non abbiamo avuto molto tempo per parlare. Si aprono i legami? Da quando è entrato in gruppo forse dovesse sedervi con lui. Oh, si aprono i legami. Vediamo un attimo. Allora... Abbiamo cambiato qualcosa? Non mi pare. Ho bevuto adesso proprio. Ma proprio ora ho bevuto. Se mi interrompo in qualche momento a livello di gameplay è perché sto bevendo. Ok, perfetto.
Posso vedere la squadra e vedere lei a livello di lavoro? Oh, finalmente. Furumiya, PS, abbastanza equilibrata, tanta veloce. Un lavoro esclusivo per Kitoshi impiega le numerose discipline della sua educazione privilegiata per sostenere e infliggere danni. Ah, è un misto, quindi. Un po' di danza, un po' di combattimento, eccetera. Ho bevuto adesso, veramente. Personaggio dei 6 in questione è il nome che inizia quella I. Anche, sì, ovvio. Ma poi anche solo basta vedere la copertina del gioco Song of Life, insomma, cioè, ci sono delle cose. No, più che altro perché volevo citare prima GTO perché nel... cos'è? Paradise Lost. In no, non è Paradise Lost, è uno degli spin-off di GTO, un Izuka gestisce un orfanotrofio. Ok, adesso c'è un legame che è abbastanza prerogativo per andare avanti nella storia. Allora, modifica. Non posso modificare nulla. Statistiche, eccola qui. Perfetto, legame di bevuta, livello di legame, eccetera, eccetera. Ok, bene. Specialità di Kitoshi è resistente a dormire ed è debole al blind. Donna rinascimentale, da brava eclettica, Kitoshi non si addormenta facilmente quando c'è molto da fare. Ok, perfetto. Così so un po' di cose come approcciarmi al combattimento. Vabbè, sono abbastanza uno contro uno per ora. Non hanno attacchi a zone. Paradise Lost, non faccio trap e faccio il rap. Meno male, meno male. Ma mi incazzo. Incazzati tanto ormai. Questa è l'apertura dei legami di Leica Dragon. Un youtuber per bambini. Mi spiace per tua sorella. Digli di venire a guardare la live, così impara qualcosina della vita proprio. Ma era la vecchia famiglia di Tommy mentre in prigione perché il Barracuda l'aveva incastrato e è sparita. Va bene, Ringo, allora lasciamo perdere, dai. Lasciamo perdere che già abbiamo rischiato tanto, chance e personalità. Sinceramente non è stato una lì che scommetto che meri sta bene. Il tempo ha guarito le tue ferite. Proviamo questo. Ardore. Salito di livello 4. Beh, diciamo che in questo caso è la storia del personaggio, quindi non ha poi degli approfondimenti in game. Diciamo che sono più legami per raccontare bene i personaggi e la storia. Però qualcosa della vita, proprio se a prendere la mazzata delle lettere con la mazza dell'eroe si precisa lo spazio, mi raccomando, porta questa distinzione. Certo, perché sennò comodino poi si incazza, giustamente. Twitch e chill out. Sì, no problem. Questi qua, diciamo, sono legami per approfondire la lore di un suddetto personaggio che fa appunto amicizia con Ichiban o comunque dentro il tuo party, perché solo quelli dentro il tuo party puoi realizzare le linee di dialogo del legame sia dentro al bar sia quelli fuori, quindi quelli delle zone, perché appunto ti permettono di approfondire esclusivamente la loro storia personale, praticamente bevendo dentro al locale, come appunto era anche Like a Dragon, cosa inventata da Like a Dragon. Si parla con il membro del party, il membro del party inizia a tirare fuori delle storie e viene approfondito il suo personaggio, semplicemente. Però queste cose qui non vengono poi raccontate dentro al gioco o alla storia, rimangono solo all'interno dei legami con il personaggio, sono fatti apposta, sono approfondimenti del personaggio. Itomizawa già con i vari legami in giro abbiamo scoperto determinate robe che gli piacevano i videogiochi, eccetera eccetera. Ecco, stava per avere un figlio. Questi non sono obbligatori per la trama, ci tengo a specificare, sono robe secondarie. Ho appena bevuto. Il legame diventa più forte, si sbloccano delle mosse, diventano più uniti e ti permette di avere approfondimenti del party, praticamente. È un modo di approfondire la lore dei personaggi, proprio in maniera pratica, perché sono loro che si raccontano. Quindi serve proprio per raccontarli. Di Crazy Taxi della PS1 ho terminato l'esperienza, ne mi tocca. Però, se non erro, Crazy Taxi non è uscito per PS1, ma solo per Dreamcast, almeno in Europa. Se non erro. Crazy Taxi è poi uscito per PS2. Però non lo ricordo per PS1, io lo ricordo per Dreamcast, precisamente.
Non mi ricordo se c'era anche una versione PS1. Sì, serve proprio per approfondire i personaggi per la lore. Io lo ricordo sicuro per Dreamcast. Questo sono sicuro perché volevo già preparare il gameplay. Su PS1 non me lo ricordo perché io ce l'avevo per Dreamcast. E poi era appunto anche per PS2 ed era un arcade. Una storia abbastanza drammatica quella di Tomizawa. Tra l'altro è finito anche in prigione per colpa di, dei Barracuda praticamente. Hai ragione te. Grazie. Ve lo ricordo perché quando volevo appunto preparare il gameplay non c'era per PS1, c'era per PS2. Però era uscito per Dreamcast originariamente. Esatto. Sì, sì, me lo ricordo bene, me lo ricordo, perché ce l'avevo, capito? Me lo ricordo proprio. È leggendario Crazy Taxi. Poi fecero anche un sequel, se non ricordo male, fecero qualche altro titolo in più. E poi fecero la versione di Crazy Taxi, quella di Simpson, che era Home and Run. Fecero il gioco di parole con la parola Homer, Home and Run. Non sai, con certezza scommetto che Berino la pensa così. Non è stata colpa tua, gli dico direttamente. Si sta addossando delle colpe che non dovrebbe, Tomizawa. Andiamo ancora avanti un po' con la storia oggi. Poi prossima volta facciamo secondarie. Hit and Run, bellissimo gioco. Esatto. Era Hit and Run. Mi ricordo la parola home perché appunto era il gioco di parole con Homer. Era una sorta di GTA con i Simpson, esatto. Che era appunto per PS2 ed è uscito anche per GameCube, credo. Lo stava derubando subito. Sì, è un bel personaggio. In realtà si è rivelato molto più interessante del previsto. Il fatto addirittura della storia della ragazza, il fatto della perdita del figlio me l'hanno fatto apprezzare di più, perché sennò sarebbe stato blando il fatto che gli ha puntato all'inizio la pistola e poi dopo diventa amico. Sarebbe stato un po' troppo banale, capito? Ma in realtà lo spiega, perché questa roba qui è una pratica. Quando spesso e volentieri vai del paese estero e trovi un tuo connazionale, capita spesso che vieni rapito da quelle persone lì. Tomizawa questa cosa la spiegava appunto quando lo stava rapendo, che era più facile appunto che incontrava dei giapponesi con cui parlare la stessa lingua e poterlo rapinare di conseguenza, perché appunto lui era affiliato a un piccolo gruppo di una mafia giapponese lì alle Hawaii. Era quella la cosa. Rafforzando i legami con i tuoi amici, prima o poi attiverai i legami di bevute. Grazie a queste conversazioni, quello che abbiamo spiegato prima, vado in Groenlandia. E il problema è che se muore di freddo, i tuoi alleati possono sbloccare potenti abilità come tecniche di gioco di squadra e attacchi combo. Avvia legami di bevute dei punti di ritrovo come il revolve e controllare i progressi. Esatto, quello che abbiamo spiegato prima. Il legame di Tomizawa con la squadra ha migliorato le sue tecniche. Ora puoi usare il gioco di squadra battuta e incrociata. Tecniche di gioco di squadra, queste sono praticamente le boss e quelle cooperative che sono le più forti che vengono usate in gruppo. Questa roba ovviamente è derivatoria da Dragon Quest. Molto bene. Sono le mosse di gruppo, per intenderci, che abbiamo visto anche in Like a Dragon, ovviamente. Piacevole bere in compagnia con gli amici di tanto in tanto. Ehi, che fai stasera? Si è fatto tardi, hai chiaramente bevuto troppo, perché non vai di sopra a dormire? Perché questa qui è parte della storia principale, quindi il suo dialogo si attiva perché
era una quest obbligatoria per andare avanti nel gioco, fare il legame con Tomizawa, così abbiamo scoperto qualcosa di lui. Niente affatto, come ho detto, fate come se fosse a casa vostra. Ci siamo resi conto, ma quel barista in realtà ha sotto un fucile. Ok, perché Line? Perché vuole fare il barista, ipotizzo. Vuole raccontare delle robe anche lui. Aspetta che devo andare a pisciò. Fai pisciò un attimo. A posto. Perché anche lui è un mezzo ricercato, come quello di Camuroccio. Cerghiero. Dovremmo usare finché possiamo, non si sa mai cosa può capitare. Attualmente loro non possono attivare il legame. Non c'è il dialogo. C'è il karaoke, la canzone non farà male. No, il karaoke per ora no. Speriamo di scoprire qualcosa nell'orfanotrofio. Molto bene, per ora andiamo solo avanti con la trama principale, così non rallentiamo troppo il ritmo, perché l'altra volta abbiamo fatto solo queste principali, quindi andiamo avanti solo con la queste principale oggi. Tomizawa tra l'altro adesso nell'HD anche il simbolo dell'infinito. No, no, non si può fare il karaoke, c'abbiamo troppo da fare, c'abbiamo troppo roba importante. Dobbiamo andare avanti con la storia principale, perché abbiamo fatto solo troppo queste secondarie nell'ultimo periodo e dobbiamo prendere il ritmo, se no non lo finiamo più sto gioco. Che già dura tanto, perché deve durare tanto e va bene così, ma karaoke lo facciamo più avanti. Per ora questa è principale, troppo importante, che già l'abbiamo staccato ad aprile, l'abbiamo ripreso oggi. E una live intera abbiamo fatto solo secondarie. La caravocata la faremo un'altra volta, promesso. La faremo un'altra volta. Per ora questa è principale, perché sennò rallentiamo troppo il ritmo. Te l'hai assaggiato il sake? Sì, è buono, mi garba tanto. Sì sì, l'ho provato il sake. Andiamo al orfanotrofio, speriamo di trovare informazioni su Akane. Vediamo innanzitutto se si sono ripristinate alcune quest in giro a Loa Beach. Ecco qua, perfetto, Raymond è ritornato, ottimo. Miglior brand di sake? Beh, non ne ho provati così tanti, quindi non ho ancora un palato fino. Sicuramente lo Yamazaki è uno dei più importanti e storici, ma non ho ancora avuto modo di provarlo perché costa una crocchia tantissimo. E bisognerebbe provarlo in Giappone, qua in Italia costerebbe un macello avere lo Yamazaki. È un sake abbastanza costoso, che ha vinto anche campionati e tutto. Non ne ho ancora provati tanti per riconoscerlo o poter essere esperto, perché in Italia arrivano liquidi, cioè in maniera molto liscia, non so come spiegarlo. Non sono quelli potenti, ecco, per intenderci. Per trovare quelli potenti devi farteli importare, costano parecchio. Le bottiglie costano anche 50, 60, 100 euro, quindi con calmina. Allora, la quest principale dov'è? Abbiamo detto che è l'orfanotrofio. Ok, dobbiamo arrivare qua. Perfetto. E via. Abbiamo caricato l'ultima volta apposta, quindi ne approfittiamo. Però è buono il sake, mi piace, perché mi piacciono gli alcolici in generale da provare, quindi mi garba. Mi piace il bere bene, ecco, una cosa che ho imparato con l'età, soprattutto negli ultimi 4-5 anni, è il bere bene, perché dà molto valore. Esatto. Cosa non desidero quando mi dà il suo po'. They see me rolling, they hate me. Aia, ho trovato quelli forti. Un grande easy, sì, ho fatto un disco. Un disco molto importante. Cos'è il Messix 4? Questi menano. E noi ce la teniamo. Sayonara. Aia. Vorrei evitare di combattere, perché vorrei appunto evitare di perdere troppo tempo. E anche perché sono fortini. Pugile pelato. Ah no, legato. Ok, me l'ha schivato, è un problema. Ma adesso di meno, va. Volevo evitare per evitare di perdere tempo, perché volevo andare avanti ancora un pochino, tanto siamo già in bolla con il tempo della live, quindi volevo evitare di perdere troppo tempo, ma mi costringono e ti dico va bene, ok, a sto punto di meno 2 secondi andiamo avanti. Ok.
Dovrei poi controllare se posso potenziare ulteriormente la, la mazza. Perfetto. Andiamo. Ok, controlliamo l'equipaggiamento. Perfetto. E via. Dopo vedremo se potenziare l'arma e tutto. Infatti vorrei andare avanti adesso per scoprire delle cose. Poi prossimamente facciamo magari una roba di secondarie. Facciamo magari il karaoke, andiamo a fare le side quest, andiamo a cercare i Sujimon. Cerchiamo di alternare un po', perché sennò diventa palloso. Voglio evitare di fare tutto troppo insieme. L'ha schivato. Valutazione. Ok. Sì, Fox è dei miei stivali. Ma dai, ma come lo fai a mancare? Boia. Ola. Posto. Sì, Fox wannabe, veramente. Noi siamo wannabe. Bella canzone dei pinguini tattici nuclearizzati. Boh, un bello streak. Tiro un calcio. A posto. Questa è la mossa di Xiaoyu, palese. Era una mossa di Xiaoyu tantissimo. Ma dai. Oh, godo. Boia, anche l'auto. Godo. Godo doppio. Ah, godo. Perché quando si dicono queste cose i ragazzini si svegliano. E siamo giovani, wannabe. Na 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 na. Siamo giovani, wannabe. Pom, pom. Oh, dai, una bella auto con l'invest così al volo. Niente, peccato. Va, un altro bel cazzottone da Kazuma, Dio Madonna. Che qui non ci abbiamo un tempo da perdere adesso. Ole. Dai, forza. Forza. Ma cosa fa? Oh, vedi come si sale di livello. Poi saremo pronti per la quest dei pannolini. Perché mica me la sono dimenticata la quest dei pannolozzi. La faremo, la faremo. Prima si fa questa roba qui. Almeno andiamo avanti, capiamo delle robe. Poi facciamo tutte le quest secondarie che mancano. Andiamo dai pannolini. Un po' di roba importante ce la fa. Volevo prendere il taxi ma non ce l'avevo portata di mano. Non lo so io come su Jimon. No. Non c'è bisogno, non c'è bisogno. Dobbiamo fare in fretta. Dobbiamo fare la quest. Siamo in finale di live. Voglio almeno andare per la parte dell'orfanotrofio per vedere che cosa succede. Poi prossima volta facciamo tutto, l'ho già detto. Ci mettiamo a fare queste secondarie, andiamo a vedere i Sujimon, andiamo a fare tutto l'altra volta. Facciamo il karaoke, cazzeggiamo, eccetera. Per ora questo è principale, è importante. Perché se no non guadagniamo tempo, capito? Perché se no, se non vado più avanti, sto gioco dura 2 anni in live ed è un po' troppo, per quanto mi garba. Se poi escono giochi nuovi come Wukong, come Star Wars, io li devo portare in live, ragazzi. Se no blocco 2 anni di live solo per un gioco. E non ci guadagno neanche, quindi è un po' troppino. No, ma più che altro perché adesso sono intricato dalla storia, capito? Quando si arriva a determinati punti ci sta a staccare dalla quest principale. Ora che abbiamo ottenuto Kitose, approfittiamo di conoscerlo un po' a vedere cosa succede. Perché appunto ci avvantaggerà anche delle quest secondarie, perché abbiamo un personaggio in più. Capito? Quindi può essere più interessante fare le quest secondarie con un personaggio in più. Vabbè, Dokev. Spero esploda la software house, spero, dovrebbe dar fuori l'ufficio. Lei invece si è separata palesemente dai suoi genitori, non è stata trattata così bene per quanto fosse ricca di famiglia. Questa qua dell'orfanotrofio al momento mi sembra un po' il pezzo di Like a Dragon della clinica. Occhiolino, occhiolino. Mi ricordo un po' la roba della clinica di Like a Dragon. Per chi sa, so. Parekana?
Sto facendo Crimson Desert dopo qualcosa di Gamescom 2024. Ha droppato la cacca. Cioè, ha calato sul palco, mi sembra. Era uscita la notizia che ha preso, si è abbassato la corda, ha calato sul palco, se non ricordo male. Se non sbaglio. Io invece voglio vedere Leggenda Z di Pokémon. Voglio vedere il nuovo Pokémon. Sì, me lo ricordo, è successo. No, non è neanche qui allora, è sparito. Lo so che se ne parli di fine 2025, però mi interessa. Anche io spero di non arrivarci, però in realtà dovrebbe essere con l'annuncio della nuova console, perché arriverà quello, arriverà Metroid 3 al lancio, Metroid 4 al lancio, quindi tutto dipende dalla nuova console di Nintendo per il nuovo Pokémon, secondo me. これ 20 年も茜さんの下で働いてきました。そんなに。え、なのに突然いなくなってしまって。茜さんがいなくなったっていうのはいつのことなんですか?もう 13 日も È un po' un buco nell'acqua sto orfanotrofe allora. 13 giorni che è sparito. Vostro fratello preferito di tutti gli Yakuza? Non lo so onestamente, non lo so. Devo andare a riguardarmi tutte quelle precedenti, come già detto più volte. Poi c'è l'Eka Dragon adesso, poi questo. Non lo so. Per ora giudizio sospeso. Voglio prima dedicarmi a questo per capire. Questa qua con Dede Treio, un 7,5 dai, non è tra le più belle, abbastanza classica, però ci sta. Era comunque simpatica, soprattutto per le scene, perché hanno introdotto queste scene di pre-combattimento che sono molto fighe. Quanto contenti per dei pomodori. Contentissimi per dei pomodori. Interessante che c'è quella sorta di candelabro. I pomodori sono forti. Piacciono a Kirby, quindi. Akane lavorava proprio di cuore in questo orfanotrofio, diciamo che era molto amica di tutti, veniva ben voluta, quindi se è stata rapita, andata via, qualcosa sotto c'è, ragazzi, Sembra una roba molto grossa. Salutava sempre, prendeva il treno in orario. Infatti è la cosa più vicina di una madre che questi bambini abbiano mai avuto. Più di 100 bambini, boia. Instancabile. Praticamente da quando è nato Ichiban. Sì, perché Ichiban ha... sui 40 anni. Collapse is possible. Non lo so. Il capitano Sawashiro a me piaceva comunque, nonostante tutto. Nonostante tutto, perché non vorrei raccontare lore, però era un bel personaggio. Akane-san ga dareka to mometari, uramarete ita yousu wa
Sì, molto ganzo, sì. La loro religione, cultura hawaiana. Sì, mi riferisco proprio al fattore di Laika Dragon, per non spoilerare nel caso dovessi continuare su YouTube. Però in generale sì, la costruzione narrativa che hanno dato della famiglia di appartenenza di Ichiban è molto figa. Mi è piaciuta fin da subito, quando lo giocai all'epoca. Ecco, la dea dei vulcani, quella che avevo detto l'altra volta. Questa è la religione barra mitologia hawaiana che vi avevo accennato l'altra volta, quando abbiamo fatto quello della tempesta. Anche in Giappone esistono queste robe qui, gli spiriti dei fiumi, dei laghi e così via, della montagna, poi specifici fiumi di determinate città, determinati quartieri. Bella la roba della candela. Ma il Vesuvio ci ha fatto danni a Pompei, quindi va bene così. A posto. Speriamo risucceda. Con rispetto, eh. La musica di sottofondo, d'altro, ricorda Zelda, non so perché. Sarà la mia impressione, ma ricorda molto Zelda. Zelda. Esatto. Ma in realtà ricorda alcune musiche dei templi di Ocarina of Time e qualcosa di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, che hanno molte delle suonate di piano. Perché ad esempio Wind Waker, essendo con l'ambientazione molto open map, quindi col discorso del viaggio navale, le musiche sono molto diverse. Ocarina of Time, Breath of the Wild e Tears of the Kid utilizzano molto delle sonate di piano, mentre gli altri Zelda variano. Twilight Princess e Majora, ad esempio, hanno delle musiche più cupe basate sugli archi. Questa in realtà, più analizzandola, è più simile a Breath of the Wild, è più una roba di Breath of the Wild questa, precisamente. Perché appunto ha il piano e poi ha degli archi sotto e qualche flauto. È più simile a Breath of the Wild. Perché ogni Zelda ha la propria musica caratteristica in base all'ambiente. Ed è quello anche il bello. Grazie, Colin.
うちがフードバンクの食べ物を担当する日なんです。野菜は提供できるんですが、それだけでは栄養が。Somewhere wild, d'altronde. Ah, chissà. L'altra volta, infatti, vi avevo citato leggermente la cultura samoana, che appunto è derivatorio da questi luoghi, quindi. Tra l'altro da poco Roman Reigns ha perso il padre, uno dei wrestler leggendari, parte appunto dei lottatori samoani più storici. Roman Reigns poi è tornato a SummerSlam, quindi insomma. Però un po' di cultura samoana l'abbiamo avuta, perché ci hanno fatto un attimino un po' di racconto della loro cultura, del luogo, no? Questa divinità del vulcano, la candela, quindi è stato molto interessante. Ovviamente questo lo faremo la volta dopo. Dopo questo pezzo ci fermeremo, perché volevo arrivare almeno qui per capire cosa fare. Parere su Andre the Giant. Beh, uno dei wrestler più forti della storia. Hulk Hogan è l'unico che è riuscito fisicamente a sollevarlo. È una leggenda, Hall of Famer, uno dei regni più lunghi. È molto importante per quello che ha rappresentato, perché fu letteralmente il colosso a calcare i palchi, senza contare la leggenda, The Italian Stallion, ovvero Bruno Sammartino, il wrestler più forte italiano della storia, a Pizzo Ferrato. Tra l'altro c'è una celebrazione che ricorrerà questo agosto a Pizzo Ferrato, proprio il luogo di origine dove c'è la statua di Bruno Sammartino. Non lo so se fanno ancora quei video, comodi, onestamente non lo so. Non so se sul canale Crack di Wrestling fanno ancora video di quel tipo, perché adesso stanno lavorando molto per Twitch e lo Universe. Non so se su TikTok portano tanto avanti ancora quei tipi di video, onestamente. In TV ho visto ci sono dei banchi alimentari che raccolgono avanzi ai negozi locali. Davvero? Pensi qualcuno di loro sarà disposto a dare una donazione a un gruppo di sconosciuti? Preoccupati di questo, il padre del mio amico ha una bancarella di frutta. La bancarella quindi avrà un sacco di roba tropicale. Sì, e mi conosce, quindi sono abbastanza sicuro che potrò offrirci un po' della sua merce invenduta. Sarebbe magnifico. Dove si trova? Nel mercato locale di Arbor Park. Perfetto, e noi ci interromperemo qua. Perfetto. Faccio finire il dialogo. Beh, top live, io non ho fatto nulla, siete voi i partecipanti della live, io mi limito a giocare e a sparare qualche stronzata per farvi divertire, non faccio niente di che io. Uru, il metallo lunare di Thor, come ha fatto il Mjolnir. Perfetto, ragazzi, grazie a tutti di aver partecipato a questa live di Yakuza. È stato molto divertente sparare anche un sacco di meme insieme a voi. Spero ovviamente vi siate divertiti. Ovviamente era un modo per giocare, per raccontare qualcosa di diverso nel frattempo che si gioca. E domani appunto faremo la tier list. Nel caso vi auguro comunque un buon weekend. Ma grazie a voi. È sempre molto divertente portare Yakuza e cazzeggiare con voi. Quindi grazie a tutti del supporto e della visione della live. Ci sentiamo appunto domani per la tier list nuova su Twitch. Grazie a voi. Vi auguro una buona serata e una buona notte. Grazie mille.